La tempesta di fine agosto, tromba d'aria in Liguria, frane tra Lombardia e Piemonte, nubifragio su Milano, alberi caduti, scoperchiata una RSA. Fine settimana di rientro dalle vacanze per milioni di italiani, traffico su strade e autostrade, le regole d'ingresso per chi arriva dall'estero. Contagi in salita, scuola recupera apprendimenti dei primi di settembre, Francia oltre 7.000 casi, Berlino manifestazione contro misure Covid. Dal 1 settembre per tutte le fasce di reddito abolito il super ticket su esami clinici e visite specialistiche. Marcia antirazzismo a Washington, il grido della comunità afroamericana, 50.000 persone chiedono giustizia e parità di diritti. Gel, mascherine e distanziamento, parte il Tour de France edizione Covid, da Nizza a Parigi col brivido, squadra esclusa se due positivi. Addio all'attore Chadwick Boseman, star di Black Panther, il primo supereroe afroamericano nella saga cinematografica della Marvel. Aveva 43 anni ed era malato da tempo. Fare quel film, scrive la famiglia, è stato l'onore della sua carriera. Buongiorno dal TG1, in primo piano la violenta ondata di maltempo che ha colpito le regioni del nord Italia, Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Una tromba marina si è abbattuta su Genova, Voltri, ferito lievemente un ragazzo. Frane e smottamenti tra Verbano e Comasco, alberi caduti e case scoperchiate per un violento nubifragio su Milano. Su 5 regioni anche nel pomeriggio è allerta arancione. Isabella Romano. Una tromba d'aria al largo di Voltri spezza l'estate di Genova. Da ieri sera pioggia e